E ora vi portiamo in Puglia con Gusto Divino. Uno dei grandi appuntamenti dedicati ai vini italiani ha avuto come scenografia Castello Monaci e vigneti pugliesi a Salice Salentino. Si è concluso in questi giorni Vino Way. Centinaia di produttori, giornalisti, enologi, tantissimi premi e riconoscimenti a tutta la filiera degli operatori che ruota attorno al comparto più importante dell'agroalimentare italiano. Abbiamo assaggiato oltre 4.500 vini e possiamo dire con tranquillità che la qualità del vino italiano è eccellente. 14 miliardi di fatturato, esportazioni record e alcune criticità che si stanno manifestando in questo finale del 2023. Lo dicono i dati presentati da Nomisma proprio a Salice Salentino durante la manifestazione. Luglio-agosto calo delle vendite del 4%, con i consumatori che sembrano cercare prodotti meno orientati verso la qualità. Il mercato sta cambiando rapidamente, secondo Nomisma non si possono fare previsioni. Sostenibilità è la parola chiave, imposta da tutta la filiera e dai cambiamenti climatici. Essere sostenibile significa fare agricoltura di precisione, con meno chimica e interventi mirati. Secondo il presidente di Assenologi, Cotarella, per esempio le troppe piogge primaverili hanno portato alla diffusione di malattie come la perenospera. Va quindi cambiato il modo di lavorare in vigna. Nonostante questo, il vino italiano è in cima ai desideri dei consumatori di tutto il mondo. Sarà dunque compito dei protagonisti del settore investire denaro e competenze per renderlo sempre migliore.